Io adesso sto facendo una prova di voce. Se durante lo spettacolo stiamo così, è perfetto. Ci sono dei momenti in cui c'è un po' di agitazione, i bambini si spostano dall'altra parte. Quando li vedete qui sopra, mi sentite? Sì. Allora sarà tutto perfetto. Due minuti, arrivano i musici, finisce la messa e iniziamo. Poi ci sposteremo dall'altra parte, vale lo stesso discorso, fino a che non finisce lo spettacolo. Buon divertimento. L'attività realizzata quest'anno costituisce una tappa particolarmente significativa nel percorso di recupero e di valorizzazione della cultura greca. Quest'anno le ragazze e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Melpignano hanno potuto sperimentare il teatro di strada, nel quale hanno composto musiche, voci, suoni. Il progetto del 2006-2007 è in linea con le esperienze avute negli anni precedenti per quanto riguarda il progetto Grecia. Si è potuto realizzare grazie ai finanziamenti della legge 482 del 99, che mira a tutelare, a salvaguardare e a valorizzare le minoranze e le culture linguistiche dell'area ellenofona. Se ricordi, ci stavi dei fiori che facevi a terra. Di cui iane, mi tiene lo zippo e facciane la pipa. Ma mo li vagnoni non fuori ne cui vive cusciogane. No, così era. Mi ricordo la mamma lo mettia sulla mano e faceva con zuppa. Quanto mi divertia. Voglio proprio conficio se spingevi i soldi per i cioccoletti. Ti faccio dire proprio la verità? Sì. Proprio la dottrina di Putima compia la sottuale. Avia parecchio tempo che mi rompia la capo con una cosa che si attaccava alla televisione e faceva capire un pazzo. Lo voglia proprio sto giocattolo. A te sta scena a campana. Dani! Babate! Andate a finire picchio sta sciogana. Nani! E dai, attaccalo! Noi come gruppo docenti di Melpignano abbiamo individuato degli obiettivi formativi che mirassero ad arricchire il patrimonio lessicale greco e ad ampliare le conoscenze e a far conoscere a chi ancora non ha partecipato negli anni precedenti al progetto la lingua greca. Anche alla valorizzazione dei beni culturali esistenti nel comune di Melpignano. Volevamo che i bambini venissero a conoscenza di tutto il patrimonio culturale e lo difendessero, lo salvaguardassero. Se mangiava qui tu cancera
la pignata dei piselli, l'upicca delle foglie e la domenica li maccaroni e qualche fiata l'upicca delle canne. Come la aspettamme l'upicca delle canne, tanto ci piace a tutti. Allora la sera se c'è fagna, sicca un bicchiere, un quartuccio di vino e te lo pigli. Poi quando lo succede, quante volte? Vedi, vale un campagna, però ehi, nel frattempo non si schiacci di no, 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 però giù provare, ma dove l'idea? Ho partecipato al progetto Grecia per mettere in mostra ciò che sapevo fare nell'ambito del teatro e è stato molto interessante anche scoprire tante cose che all'inizio proprio erano estranee alla mia conoscenza. Ma è una piccola di pezza. Lasciala quella cosa, non la devi chiedere. E ho pensato... Non ti preoccupare. La fiata? La fiata, tu siete voi. La fiata bastava nel dove si siede, quattro piante, qualche zippo, una ciotola e una picca di pezza. E sciogavamo tutto il giorno. Le bambole le facciamo in Mi è piaciuto molto anche durante le prove che ci siamo divertiti. A volte alcuni davano un po' fastidio, però alla fine. Dai, Giuseppe. Ma non tocca a me adesso, tocca la terra se vuoi mangiare. Alessandro si è talmente preso dalla bicicletta che... Mi è dispiaciuto molto non aver partecipato all'ultima scena, forse la più curiosa, ma comunque sono stata anche abbastanza l'altra. Non mi lamento. Senti, vedi una cosa. Sì, capasti buona, proprio come mia. E mi ti sciogli con gli bagnoni micicchi. Però, se c'è tanto a dire, perché fiata tocca a venire. Ma non per niente, devi sciogliere come rimenti, torna bagnone. Io ho partecipato al progetto Grecia perché, secondo me, poteva essere un'esperienza molto educativa e istruttiva. C'è saccio, abbondanza, c'è saccio, c'è a giudire. E Dio commenta giudizio a tutti quanti. Ah. E con la in pace un vivimo. E se già mi chiede mani, Dio vai. Ah, Dio commenta giudizio. Dio commenta giudizio a tutti quanti. E con la in pace un vivimo, stupicchia ci rimane. La cosa che mi ha colpito molto è quando sono riuscito a recitare con la febbre. Io pensavo di non farcela, però con gli incoraggiamenti dei miei amici ce l'ho fatta. Entra lì a scappare e subito burro, non si può che vivere, ogni giorno se ne sente una bestia. A me è piaciuto in particolar modo l'organizzazione e mentre di meno quando si provava in continuazione. Questo facile non è buono, dico io. Non poteva nemmeno. Aspetta. Ma anche se hai imbrogliato, fa niente, non ti preoccupare. Tu dici, signori cristiani, hai imbrogliato tutto male di puttana. Se per questo facile non è buono, non dobbiamo mangiare per noi a sposa. Dico io. Dico, dico io, potete aspettare una domenica facendo tutta una cosa. A me è piaciuto particolarmente quando i miei compagni hanno fatto il brindisi e quando si è ballata la tamburiana. Se per questo facendo è buono, non dobbiamo mangiare per noi a sposa. Anzi, dico io, aspettavano una domenica, erano i fatti.
fatto tutta una cosa. Io ho partecipato al progetto Gricia in quanto era una nuova esperienza che volevo provare. E poi in quanto l'avevo anche, era un'esperienza che avevo già provato gli anni precedenti, era una cosa che mi piaceva e quindi l'ho voluta rifare. Del progetto Crescia mi è piaciuto il rapporto che si è instaurato anche con gli altri ragazzi, con i ragazzi più piccoli di noi e anche il modo in cui era affrontata ogni cosa. Che io mi ricordo che ho consumato un occhio a furia con ricamo. Io mi ricordo di mamma, e da ciò faceva. Dalla mano alla sera sempre così. Il momento che ricordo in particolare era forse stato... Poi magari le prove anche che abbiamo fatto nei pomeriggi, le prove in piazza quando c'erano le persone più anziane che magari ci guardavano e commentavano, quando magari di fronte al parco giochi c'erano anche certi ragazzi più grandi di noi che guardavano. Ho partecipato sia perché mi piaceva e anche per imparare una nuova lingua. Tonni, 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 emana tutto pronni, macino cannina, namato giurice metimana. La cosa che mi è piaciuta di più era che all'inizio ero molto timida e poi sul palco sono esplosa. Sei rimasta tisa? Sembri stare sulle spine. Dove tocca vai? Sono soltanto le 7:30. Io ho voluto partecipare a questo percorso perché volevo provare nuove sensazioni e anche perché volevo stare con altre persone. Pure io volevo conoscere tutti i capelli bianchi, quindi decisi di battere il benedetto parrucchiera. Ma vedi che bello colore che le faccio mi disse? Io gli dissi che volevo un bello colore rosso scuro scuro. Il momento che mi è piaciuto di più è stato quando io ero vestito da donna e facevo la gommare e mi sono tinto i capelli. E in quel momento gli spettatori sono divertiti molto perché il parrucchiere mi ha fatto i capelli verdi. Pure io volevo conoscere tutti i capelli bianchi, quindi decisi con Balda e benedetta parrucchiera. Ma vedi c'è bello colore che le faccio, mi disse. Io gli dissi che volevo un bello colore rosso scuro scuro. Quando estivi nel casco, una goccia li venga! Ho partecipato al progetto Grecia ed è stato molto bello scoprire anche cosa si faceva una volta, come giocavano i bambini. Allora, sacrifici, pigliai i soldi, gli dissi. Abbiamo imparato un po' di greco anche in alcune parti del testo e abbiamo recitato con molta soddisfazione. Senti, ve la appunto proprio tutta la storia. Mamma mia, mi dispiaceva per tu bagnone. Mamma sa, non vogliamo li luccata. Si ne sa manco. Allora, sacrifici, pigliai i soldi e gli dissi. No, tieni, Bentumeo, tieni. Cattalo e sciola quanto vuoi. La cosa che mi è piaciuta di più è stata alle prove, perché alle prove potevi ridere, potevi scherzare, potevi fare... E potevi pure ridere sulle battute. Ti seduca nell'inferno.